Ciao, sono Anna, benvenuti nel mio laboratorio. Io sono la titolare e la pasticcera di dolci e salati, una pasticceria e gelateria a Berlin-Spandau. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Davide, sono il gelataio che da quest'anno sono entrato a far parte del team dolci e salati. Oggi realizziamo uno dei prodotti tipici pasquali della regione Campania, la pastiera. Allora, gli ingredienti che ci servono per realizzare la pastiera sono la farina, le uova, due tuorli e uno intero, lo zucchero, la buccia di arancia e limone e il burro a temperatura ambiente. Possibilmente il burro deve rimanere a temperatura ambiente per 24 ore. Adesso ci occupiamo del ripieno, quindi abbiamo il grano cotto, la scorza di limone e d'arancia, la cannella, il burro, il latte, questo ci serve per poter cucinare e mantecare il grano. E poi ci sono gli ingredienti per la crema di ricotta, dove usiamo una ricotta 100% di pecora, dove deve essere sgocciolata almeno 24 ore prima, l'aroma fiori d'arancio, la vanillina, lo zucchero, la frutta candita, io in questo caso ho usato cedro e arancio, e le uova. Allora, adesso cominciamo con la preparazione della pastiera. Iniziamo dal grano. Allora, mettiamo il grano in un pentolino a fuoco blando e aggiungendo tutti gli ingredienti, il latte, il burro, la cannella e gli aromi. E facciamo sì che si formi una crema. Allora, c'è anche da dire che la pastiera è un dolce che è stato riconosciuto come prodotto agroalimentare tipico campano. Allora, adesso ho aggiunto gli aromi, la buccia di limone biologico e di arancio. E adesso lasciamo a fuoco blando per un po' di tempo finché non diventa una crema. Allora, per una questione di tempo io ho preparato il grano già prima e l'ho anche leggermente frullato in modo da rendere il composto un po' più meno granuloso. Allora, adesso aggiungiamo lo zucchero. Mischiamo le uova. E poi aggiungiamo la ricotta. Man mano aggiungiamo anche la frutta candita. Naturalmente anche questo è un ingrediente facoltativo perché c'è chi mette solo le arance, c'è chi mette anche le ciliegie, la vanillina. E alla fine l'acqua d'arancia, i fiori d'arancia. Questa la trovate in fialette oppure direttamente nelle bottigliette. Giriamo bene finché i composti sono tutti amalgamati. Perfetto, questa è la densità giusta. Preparato questo, si posa in frigo e si comincia con la realizzazione della pasta frolla. Allora, versiamo la farina sul piano di lavoro, le uova, il burro a temperatura ambiente, cerchiamo di lavorare tutto con le mani, zucchero, l'aroma. Allora, amalgamiamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido, più o meno una decina di minuti. Noi per una questione di tempo abbiamo già preparato la nostra pasta frolla. Deve avere più o meno una consistenza come questa. Allora, a questo punto qua stendiamo la nostra pasta. Più o meno dallo spessore di mezzo centimetro. Allora, stendiamo il nostro impasto. Nel frattempo Davide ha finito di impastare l'impasto precedente e quindi lo può avvolgere nella carta e quindi lo mettiamo a riposare a temperatura ambiente per un'ora.
Io nel frattempo ho steso già l'impasto che a me serve, lo mettiamo, lo aggiungiamo sulla teglia. Con una forchetta bucherelliamo il fondo, con una spatolina leviamo i bordi in eccesso, con l'impasto rimasto, con la pasta fonda rimasta, la mettiamo da parte perché poi ci servono per le strisce, queste che caratterizzano la pastiera. Una volta fatto questo, prendiamo l'impasto che avevamo lasciato, il composto che avevamo lasciato nel frigo, lo rigiriamo e lo mettiamo nella nostra pastiera. Allora, adesso procediamo con le strisce che vanno sulla pastiera. Allora, finale, arrivato a questo punto qua, la pastiera va infornata a un forno statico a 180 gradi per 90 minuti circa. Una volta terminata la cottura, va lasciata la pastiera in forno tutta la notte in modo che si possa asciugare il grano e quindi la farcitura, per poi avere questo prodotto finale. Ci siamo spostati in sala, così possiamo aprire la nostra pastiera. Ci troviamo qua a Spandau dal 2018, io nasco come cake designer e siamo specializzati in torte per eventi e anche la pasticceria fa parte della nostra quotidianità. Adesso abbiamo cominciato anche con il gelato artigianale e ci stiamo innovando in gusti di dolci, pasticcini, anche nuovi dolci che noi vogliamo realizzare in gelato, in gusto, sì, di gelato. Abbiamo unito in pratica la pasticceria e la gelateria e il risultato è questo. Perfetto, sono molto soddisfatta e spero di essere stata chiara nella descrizione della ricetta. Nel frattempo vi auguro una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e niente, a presto. Buona Pasqua. Ciao. A tutti, grazie.